Di colpo, sentii una fitta lancinante alla testa. Sto impazzendo. Devo uscire di qui. I cacciatori erano grossi, forti, ed erano a proprio agio nel bosco. Bevevano birra, raccontavano storie di fantasmi e tiravano tardi. Ma questo non li aiutò quando la presenza oscura si impossessò di loro, risucchiandoli in un buio più terrificante di qualsiasi storia di fantasmi avessero mai sentito. Persino dietro la porta chiusa e le tende tirate della sua sudicia stanza al Majestic, il motel locale, Nightingale sentiva gli occhi degli abitanti su di lui e la pressione costante del loro giudizio. Si impose di non pensarci. Per quel che ne sapeva, potevano già essere sotto il controllo di Wake. Fai quello che devi per finire il lavoro. Cercò conforto nella bottiglia e pensò, fa che risolva questa situazione. Dovevo risalire il pozzo della miniera per continuare. Forse i macchinari mi avrebbero aiutato.
I lampi balenavano oltre le finestre della residenza Cauldron Lake. Thor Henderson rideva, il martello d'acciaio alzato sopra la testa. L'infermiera Sinclair cercava di calmarlo senza riuscirci. Thor, con un sorriso da folle, urlò: «Il mio martello è elevato! Beccati questo colpetto da Mjolnir, sgualdrina!» E lo scagliò sulla testa di Sinclair con tutte le sue forze. «Siamo di nuovo in tournée, tesoro!» Perfetto, un'altra teleferica. Grandioso.
Mott aveva controllato tutti i cottage di Stucky. Non c'era traccia degli Wake. Era buio quando trovò la loro macchina parcheggiata in fondo alla strada di Cauldron Lake. Era assurdo. Dovevano aver sbagliato strada, ma non c'era traccia di loro e l'auto era lì da ore ormai. Frustrato, Mott ristette sulle rovine della passerella che un tempo portava ad Ivers Isle, prima che venisse inghiottita dalle acque anni addietro. Il capo non sarebbe stato felice. Si vedeva Cauldron Lake. Pensai di riuscire a individuare l'isola e il cottage. C'era una luce nelle vicinanze. Doveva trattarsi di una barca. C'ero quasi. Dovevo arrivarci in fretta. Temevo. Cercai di trattenere Alice, ma la sua figura svanì. Stavo perdendo il controllo. Al suo posto c'era il dottor Hartman. Volevo colpirlo, ma ero privo di forza nelle braccia. Sorrise. Era un sorriso rassicurante e lo odiai per questo. Ho dovuto darle un sedativo, stia calmo. Ha attraversato un altro brutto periodo. È importantissimo che mantenga la calma. Dobbiamo evitare un altro attacco. Ora è un paziente della mia clinica e lo è ormai da tempo. Ciò che avrei trovato. Wake, sei tu? Wake! Ehi, sono qui! Arrivo! No, indietro! Scusa, ti prego. Il capo non sapeva con chi aveva a che fare.
Non lo sapevo, giuro, non sapevo nulla! Non abbiamo sua moglie. Non sappiamo dove si trovi. Forse è affogata. L'abbiamo detto.